Ciao! Allora, in questo video vi volevo far vedere gli ultimi acquisti che ho fatto, soprattutto approfittando dei saldi. Iniziamo subito perché ho poco spazio sulla memoria della videocamera. Da Brigitte Brigitte ho acquistato questa collana così e finisce così. Mi serviva una collana blu per il matrimonio di mia sorella, che ha come colore colore il appunto il blu, e quindi ne avevo bisogno. E questa l'ho pagata al 60% a 7,99 euro. Carina, non è troppo eccessivamente pesante, la posso comunque riutilizzare tranquillamente anche con una t-shirt normale. Sempre in saldo, ho acquistato della Guess, anzi, cos'è, US. Questi sandali sono molto carini perché hanno comunque un tacco non eccessivamente alto. Sono morbidi all'interno, infatti qui c'è un'imbottitura e pure sul tallone c'è un'imbottitura. E più la pagate 35 euro, quindi direi che è un prezzo più che abbordabile. E sono anche queste blu, e sono blu in vernice, però è un vernice un po' gloss, un po' effetto glossato. E sono molto carine. Qua diciamo sull'aggancio, no, questa disegnino, questo G appunto, e la paga in saldo 35 euro perché le ho comprate all'outlet e stavano al 59%. Ve ne ho parlato anche in un vlog, vi metto la scheda qui, anzi. Poi, in un altro negozio, non sicuro, di cui sinceramente non ricordo il nome, ho comprato queste scarpe qui, che sono la riproduzione di quelle di Valentino. Mi piacciono molto, le cercavo anche da tanto tempo. Sono realizzate anche bene perché all'interno hanno una suoletta unica e sono imbottite, quindi comunque sono anche comode, nonostante il tacco sia alto. Le ho provate indossandole per casa e non sono affatto scomode. Sono rifinite molto bene, hanno nella confezione le borchiette di ricambio in caso dovessero togliersi, e in più ogni scarpa ha la sua dust bag. E queste invece le ho pagate, se non sbaglio, 35, quindi comunque anche questo è un prezzo molto buono. Andiamo avanti. Non in saldo, ho invece acquistato da Essence, allora, la matita per le sopracciglia. Io questa non ce l'avevo, la volevo provare già da tempo, però sinceramente non avevo molto la voglia. Poi l'altro giorno mi andava e l'ho presa. Questo ha un grigio sinceramente un pochino, cioè non scrive molto, però boh, la devo provare. Comunque serve per coprire, per giusto per riempire gli spazietti. A me comunque non piace poi un disegno eccessivamente marcato delle sopracciglia, quindi penso che non vada male. In più ho ricomprato gli strips per il naso, i cerottini per il naso, e ho comprato questo smalto. Questo già l'ho utilizzato, credo di averlo già messo in una foto di Instagram, e è l'11 Forever Young, e è questo qui, non è questo che indosso. E questa è della linea The Gel. Poi sempre della Essence ho trovato questi due, i Better Than Gel Nails, che erano nel mucchio delle offerte, e quindi l'ho ricomprato perché non si trovano più, quindi li ho trovati e li ho ripresi. Sono andata poi da Kiko perché dovevo comprare degli smalti, e ho comprato questo qui, che è il numero 243. E è questo bordeaux borgogna, molto scuro, molto intenso, però è molto bello. Io lo indosso tranquillamente anche d'estate. E poi ho comprato il fucsia, fucsia, credo che sia il fucsia, non c'è scritto, comunque, della linea Power Pro della Kiko, che adesso a vederlo è molto simile a questo, anche se questo è leggermente più rosso. Comunque anche questo credo di averlo già messo su una foto di Instagram.
E anche questo è carino, lo volevo testare già da tempo, poi sono andata, appunto, mi sono trovata da chi, l'ho preso. Questa è una parte che vedrete in aggiunta al video precedente dell'haul con i saldi, perché praticamente non so come, per quale motivo ho interrotto la registrazione. Cioè, no, la registrazione io ce l'avevo tutta, però quando l'ho importato sulla videocamera, sul computer, mi si interrompe il filmato e ho perso tutto. E quindi praticamente mi manca tutta una parte che vi farò vedere. Comunque non era una parte lunghissima, però con l'occasione aggiungo anche alcuni acquistini che ho fatto negli ultimi giorni. Quindi andiamo. Le due cose che praticamente mancavano al video precedente erano i jeans, che sono questi qui. Questi, così. Sono dei jeans molto semplici e questi l'ho presi da CEA e sono slim con la vita a media altezza. A vita troppo bassa non mi piacciono e li ho pagati 19 euro. Vedete, la gamba è molto semplice, ha quella specie di lavaggio così, molto classici e sono molto elasticizzati. Poi, sempre da CEA, ho comprato queste due cinte. Questa è al contrario, sono uguali così e così, e sono semplicissime così. Hanno questa lavorazione così e hanno quella nera, l'hardware, chiamiamolo così, dorato, mentre quella rosa ha l'hardware argentato. Sono molto carine e le ho pagate entrambe 7 euro. Poi da Upim proprio oggi ho acquistato queste tovagliette per il pranzo rosa, perché quelle che avevo si sono rovinate, non si stanno, e le ho pagate al 50%, 99 centesimi. Sono delle semplicissime tovagliette e sono della linea Croff, tovagliette basiche, e hanno qui questo effetto zigrinato così, niente di particolare. Infine da Deichmann ho comprato delle ballerine così. Le mie si stavano decomponendo, quindi avevo bisogno di nuove ballerine, e queste le ho pagate 16,90 euro e sono il numero 38. Io sì, ho il piede di mio bebè, pur essendo alto 1,74 m. E ecco, semplice ballerine con questo fiocco e questa doppia lavorazione, però niente di eccessivo, sono delle ballerine molto basic. E abbiamo finito. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete un like e iscrivetevi al canale, e se avete dei commenti, dei suggerimenti, lasciate un messaggio nello spazio qui sotto. Per qualsiasi cosa ci sono i social, Instagram, Twitter e via dicendo, trovate comunque tutti i riferimenti qui sotto, e un bacio e al prossimo video. Ciao!